Ciao! Allora, oggi vi volevo parlare di questa palettina della Essence. Questa è All About Nude, che secondo me è carina. Non ho acceso troppe luci perché così i colori non risultano troppo falsati, infatti sono abbastanza fedeli all'originale. Ve la faccio vedere adesso perché lo sto usando, si vede anche, alcuni hanno già il solco, quindi prima che si sgretolino i colori ve la faccio vedere. Allora, il prezzo è di 4,49 euro, quindi consideriamo che è una palette a basso costo. Comprende 4,48 colori, eccoli qua, di cui abbiamo due che sono leggermente illuminanti, abbiamo dei colori sulle nude, ma adesso ve li mostro meglio, e due più scuri, di cui uno matte e uno shimmer. Così si vede davvero poco, ma adesso andiamo a swatcharli e poi vi dico cosa ne penso. Allora, la prima fila abbiamo e questo è il marrone più scuro ed è completamente opaco. Allora andiamo a vedere, vediamo che c'è il bianco. Questo che risulta sulla risulta davvero trasparente sulla mia pelle, e poi il terzo che è questo leggero marrone, e il quarto è il marrone più scuro. Vedete che il secondo colore, che è questo qui, risulta quasi invisibile. Quindi va bene proprio per la palpebra, volendo, come si dice, per la colore di base, ecco. Andiamo avanti, vi mostro la seconda fila, facciamo così, che abbiamo questo che è shimmer, qui, aspettate, ve li faccio vedere. Il secondo, che è questo qui. Il quarto, che è questo marroncino un po' luminoso, adesso li andiamo a fare vedere, vi faccio vedere, sì, qui. Vedete che è un po' più luminoso questo? Due, quattro. Vedete anche in questo caso che i primi, il primo colore ok, gli altri due vanno a scomparire sulla mia pelle, quindi questa palettina che la si vedrebbe così. Ok, allora i primi due colori, eccoli qua, sono illuminanti per dare un attimo un punto luce. Poi abbiamo dei nude, questo più sul rosa e questi più sul beige. Abbiamo un marrone, di cui uno caldo e uno che è il più scuro, che è proprio matte, quindi va bene. Questi due vanno bene nella piega dell'occhio per dare definizione, e questo è leggermente shimmer, così si vede, ecco. È un leggermente shimmer. Cosa dire di questi colori? È una palettina da 4,49 euro, quindi neanche 4,50, quindi è per quello che è. Va bene proprio per tutti i giorni, perché si possono fare delle combinazioni anche carine. È un pochino polverosa, ma non troppo. Devo dire che ne ho trovate di più polverose, sinceramente. E con un primer dura tutto il giorno, ad esempio il trucco che ho su, e l'ho sulla stamattina. Quindi, se cercate una palettina con dei colori nude, con dei colori che possono andare bene tutti i giorni, vanno bene per la carnagione chiara e media. Per la carnagione scura, sono troppo sul beige, a dirla tutta. Comunque sia, è una palettina che per me vale, anche perché ricordiamoci che è sempre da low cost, quindi potrebbe essere una cosa carina, ecco. Ve l'ho fatto vedere adesso prima che si sgretolasse, si spolverasse o che perdessi qualche pezzo, perché vedete che la sto abbastanza usando. Quindi, che dire, fatemi sapere se l'avete provata, come vi siete trovate, e io spero sia stata utile. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!